anzi queste riflessioni hanno rappresentato una specie di scorribanda nelle politiche culturali anche della regione verso i dialetti e di quelle che sono state le alterne vicende di questa stagione. Devo anche ricordare che al tempo dell'Assemblea Costituente c'era chi voleva mettere addirittura l'italiano fra i principi fondamentali come oggetto di tutela, fra i principi fondamentali della Costituzione. E si aprì un grande dibattito perché alcuni paesi ce l'hanno nella Costituzione, hanno la tutela della lingua. E allora si disse che l'italiano era talmente alla base della cultura collettiva che non era neanche il caso di affrontare questo argomento. E qualcuno infatti non voleva neanche i beni artistici, culturali, paesaggistici, perché diceva che era pleonastico. Quindi teniamo presente che quello è un mondo che però è finito e in realtà sarebbe invece opportuno che queste cose rimanessero come oggetti di tutela espliciti, perché ahimè non sappiamo se il mondo che ci aspetta avrà questa sensibilità che una volta era assolutamente scontata. Io adesso però vorrei che venissero qui a rifare un piccolo pezzo che è di intervista Bruno Capace e Stefano Del Fiore per raccontarci un pezzo di questa vicenda. Noi siamo a Bologna e buonasera. Lei è Stefano Del Fiore, ecco, quindi lo fa da solo questo pezzo e così ci può anche raccontare qualcosa di lei.